L'ordine del giorno di oggi reca l'audizione del Ministro dell'Interno in relazione al disegno di legge numero 2463 di conversione in legge del decreto legge 26 novembre 2021 numero 172 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. Do il benvenuto anche a nome della Commissione al Ministro dell'Interno, prefetto Luciana Lamorgese, che è qui al mio fianco. La ringrazio, benvenuta Ministro, accompagnata dal capo di gabinetto, il prefetto Bruno Frattasi, al quale rivolgo il mio più caro e sincero saluto di benvenuto. Comunico che ai sensi dell'articolo 33,4 del regolamento del Senato è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo della trasmissione sul canale satellitare e la Web TV e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare. Avverto inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico. Ringraziandolo per la sua presenza, do la parola al Ministro Lamorgese. Prego, Ministro, a lei la parola. Grazie, davvero voglio esprimere il mio ringraziamento a tutti i componenti della Commissione per avermi dato l'opportunità di riferire in materia di applicazione del provvedimento del Decreto Legge 172 in materia di controlli che vengono portati avanti proprio per fronteggiare l'emergenza epidemiologica connessa al Covid-19. In questo momento l'Italia, grazie proprio alla linea di prudenza seguita dal governo e alla risposta dei cittadini alla campagna vaccinale, si trova in una condizione migliore rispetto ad altri paesi e non è tuttavia superfluo evidenziare come le nuove varianti del virus, se non adeguatamente contrastate, possano inficiare i sacrifici e i buoni risultati che abbiamo fino ad ora conseguito. Con riguardo ai profili di stretta mia competenza, osservo che il decreto legge 172 viene in rilievo per l'estensione da domani, 15 dicembre, dell'obbligo di vaccinazione comprensivo delle dosi di richiamo al personale del comparto della difesa e sicurezza e soccorso pubblico, nonché anche per le polizie locali. La vaccinazione certamente costituisce un requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative, analogamente a quanto già avviene per altre categorie soggette all'obbligo vaccinale, con la conseguenza che l'eventuale inadempimento determina l'immediata sospensione dal servizio senza ricadute disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. A tali disposizioni è affidato quindi l'obiettivo di rendere possibile un continuo monitoraggio dello stato dell'arte per quanto riguarda la platea degli operatori che abbiano adempiuto all'obbligo vaccinale, iniziando oppure completando il relativo ciclo. Questo monitoraggio, che prima dell'introduzione dell'obbligo vaccinale non era consentito per evidenti motivi di privacy per le categorie che dicevamo prima, è oggi possibile proprio per la necessaria verifica dell'adempimento dell'obbligo posto a carico dei datori di lavoro dal decreto legge 172. Ci si attende che da queste disposizioni normative adottate ci sia un'ulteriore spinta ad aderire alla campagna vaccinale in modo da garantire una progressiva estensione del numero degli operatori vaccinati e anche l'impiego nei servizi di controllo della
più ampia fetta effettiva di lavoratori. Un altro intervento del legislatore, che ovviamente immediati riflessi sugli obblighi, sulla quantità di controlli, ha riguardato anche l'aumento dei luoghi e dei servizi cui è possibile accedere con il possesso del Green Pass base in corso di validità da una parte e l'introduzione del cosiddetto Green Pass rafforzato, richiesto solo per l'accesso a determinati luoghi e servizi. È evidente il rilievo che assumono i controlli sul possesso del Green Pass base o rafforzato e la necessità che le conseguenti attività siano articolate in modo da garantire la loro incisività e rigorosità. Una delle disposizioni più rilevanti del decreto legge 172 è non a caso quella di cui all'articolo 7 che affida ai prefetti la predisposizione di un accurato piano e coordinato piano di attività di controllo sull'osservanza delle misure di prevenzione, tra le quali appunto rientra anche il possesso del Green Pass. Desidero informare che il Viminale con due direttive del 2 e del 3 dicembre, parliamo di una direttiva del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, i propri uffici territoriali e una direttiva del Gabinetto del Viminale, tutti i prefetti hanno, a seguito di queste direttive, hanno convocato i comitati provinciali ordine e sicurezza pubblica ne hanno approvato i loro piani provinciali. Al comitato provinciale voi sapete che partecipano di diritto anche il sindaco, così come sono stati chiamati anche quelli che sono i responsabili per esempio delle aziende di trasporto per fare un piano complessivo generale valevole sul territorio. Questo strumento dispone di quello che è l'impiego congiunto della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza con il supporto delle polizie municipali. Al tavolo tecnico operativo dei questori è poi rimessa la concreta articolazione dei piani di controllo. E le tre forze di polizia, quindi proprio in ossequio a un principio, un preciso indirizzo che ho formulato all'esito di una riunione con i rispettivi vertici nazionali. Noi io ho convocato una riunione con tutti i prefetti capoluoghi di regione a cui hanno partecipato i vertici delle forze di polizia e quindi si è data un po' l'indicazione di quello che di come tutte le forze devono operare a tutto campo indipendentemente dallo specifico settore interessato dai controlli. Tuttavia, nell'ambito degli esercizi pubblici e della ristorazione viene indicata l'opportunità che, di prevedere una particolare interesse e intervento della Guardia di Finanza proprio in ragione delle specifiche competenze di polizia economico-finanziaria e in modo che in tal modo quindi si è raccomandato che venga assicurato il più stretto coordinamento tra tutte le forze, compreso, ripeto, con la polizia municipale, anche per evitare sovrapposizioni di interventi che poi vanno a nuocere sull'efficienza e sull'efficacia di un servizio organizzato, ripeto, al tavolo tecnico del questore. Ho rilevato anche l'esigenza che ci sia un dialogo proficuo, costante con le autorità locali e sanitarie, proprio per una più efficace azione di controllo. Non sfugge infatti quella che è l'importanza anche del ruolo dei sindaci, che possono contribuire anche attraverso un mirato
utilizzo delle ordinanze di necessità e di urgenza a dettagliare una disciplina ancora più rigorosa laddove le esigenze di carattere epidemiologico lo rendessero necessario. È stato chiesto tra l'altro ai prefetti di riferire con cadenza giornaliera e settimanale sul numero delle verifiche che sono effettuate sia con riguardo alle persone fisiche che agli operatori economici, evidenziando anche il dato relativo alle contestazioni che sono state elevate. Leggo gli esiti di questi controlli perché credo che sia importante anche i numeri per far comprendere l'impegno notevolissimo che le forze di polizia tutte insieme stanno portando avanti. E allora vorrei darvi gli esiti dell'attività di controllo nella settimana che va dal 6 al 12 dicembre. Riguardo al possesso del Green Pass, le persone controllate sono state 924.366, quelle sanzionate 3.802, i pubblici esercizi controllati sono stati 104.962, i titolari sanzionati 1.610 e infine le chiusure provvisorie disposte a titolo di sanzione amministrativa accessoria sono state 87. Relativamente ai dispositivi di protezione individuale, l'utilizzo della mascherina, le persone controllate per il mancato uso della mascherina sono stati 11.922. Nella stessa settimana sono stati impegnati nei servizi di controllo dispiegati su tutto il territorio nazionale 70.049 operatori delle forze di polizia, nonché delle polizie locali e provinciali. Nel dettaglio hanno concorso al dispositivo nazionale per la Polizia di Stato circa 23.000 operatori, per l'Arma dei Carabinieri circa 24.000 militari, per la Guardia di Finanza 6.000 militari, per la Polizia Locale circa 18.000 operatori e infine per la Polizia Provinciale 357 unità. Un tema particolarmente delicato attiene all'esecuzione dei controlli durante i fine settimana e anche durante le prossime festività. È evidente che l'incremento della mobilità in questo periodo, in queste giornate, venga senz'altro a rappresentare in alcuni contesti cittadini un elemento di oggettiva complicazione, anche amplificato da tutte le manifestazioni concomitanti, talora manifestazioni di protesta in varie parti del territorio, contro protesta contro le misure sanitarie adottate. Vi è da dire che successivamente alla mia direttiva del 10 novembre ultimo scorso, con cui ho dato indicazione ai prefetti sulle modalità di svolgimento di queste manifestazioni che non dovevano ricadere, facendo un utile bilanciamento, un necessario bilanciamento tra quelli che sono le esigenze di chi vuole manifestare, ma le esigenze anche prioritarie della tutela della salute, della mobilità, il diritto alla mobilità, il diritto allo studio, il diritto a svolgere una vita quotidiana secondo le linee specifiche, devo dire che si è registrato un poco c'è stato un certo effetto deflattivo delle iniziative di piazza anche per una minore adesione alla protesta.
Vorrei dare anche idea di quello che è stato lo sforzo operativo messo in campo da tutti gli apparati di controllo nelle giornate di più intenso impegno, e vorrei anche qua dare dei dati relativi all'ultimo fine settimana, quindi parliamo dell'11 e del 12 novembre. Dicembre sono state controllate 262.066 persone, di cui 763 sanzionate per ragioni connesse al Green Pass. Sono state sanzionate per il mancato uso della mascherina 1.341 persone, sono state controllate 28.908 attività ed esercizi pubblici, sono stati sanzionati 386 titolari ed è stata disposta anche la chiusura di 11 esercizi a titolo di sanzione amministrativa accessoria. È bene ricordare che l'attività di controllo sull'osservanza delle misure sanitarie, che prosegue senza sosta anche regolarmente, ha visto impegnato il personale di polizia fin dalle prime fasi dell'emergenza. E qua è sufficiente riferirsi anche al numero di controlli eseguiti nel periodo, andiamo indietro nel tempo, dal 10 marzo 2020 al 5 dicembre 2021, dove sono stati circa 60 milioni i controlli riferiti a persone, 12 milioni di esercizi commerciali, quindi un dato mi sembra abbastanza eloquente del grande impegno, della grande attività che è stata fatta soprattutto in considerazione dell'esigenza di preservare il diritto alla salute pubblica, che è un principio garantito dalla Costituzione, e quindi su questo per richiamare proprio l'attenzione sul grande impegno che è stato svolto in questo anno, più di un anno e mezzo. L'introduzione del Green Pass vede impegnati, coinvolti i prefetti non solo nella veste di responsabili generali dell'esecuzione delle attività di controllo, ma anche in quella di come organi preposti alla irrogazione delle sanzioni. E con riguardo a questo ultimo profilo, informo che con una circolare del Ministero è stato precisato come spetti comunque ai prefetti la contestazione delle infrazioni ai dipendenti pubblici e privati nei cui confronti sia stato accertato il mancato possesso del Green Pass sui luoghi di lavoro. Quindi sciogliendo anche in questo caso un complicato nodo interpretativo, si è chiarito che i datori di lavoro non sono tenuti all'onere amministrativo della contestazione, ma a quello fondamentale di effettuare le verifiche sul possesso del Green Pass da parte dei loro dipendenti, segnalandone l'esito al prefetto per i seguiti di competenza. Quindi con riferimento all'esecuzione dei controlli, un settore particolarmente sensibile è quello che attiene ai trasporti. Si tratta di un ambito relativamente al quale i prefetti hanno già svolto un'azione di coordinamento e raccordo istituzionale fin da quando sono stati chiamati ad attivare e a presiedere i tavoli provinciali, proprio per armonizzare le esigenze di ripresa delle attività didattiche in presenza con la fruizione dei servizi di trasporto pubblico locale. Le indicazioni contenute nelle direttive ministeriali che ho richiamato in materia di Green Pass proprio fanno leva sull'imprescindibile coinvolgimento dei vettori, dei loro delegati, ossia del personale dei gestori dei servizi. In ogni caso, anche allo scopo di corrispondere alle preoccupazioni espresse dalle organizzazioni sindacali di settore,
ore, i piani provinciali prevedono forme di stretto coordinamento tra l'attività dei gestori e quello delle forze di polizia, che potranno intervenire a sostegno, a supporto dei primi in caso di necessità. D'altra parte, il piano viene viene individuato e stabilito proprio in sede di comitato, come dicevo prima, a cui partecipano anche quelli che sono i responsabili delle società di trasporto. È stato poi raccomandato, e questo era molto importante, che le modalità di attuative proprio nel settore dei trasporti non incidessero sulla fluidità del servizio, anche all'evidente scopo di evitare assembramenti e tensioni con effetti di ricaduta anche sulla propagazione dei contagi e anche sull'ordine pubblico. Penso che sia giusto informare che sulla problematica dei controlli, anche su questo si è svolto un incontro con i prefetti dei capoluoghi di regione, con le forze di polizia e con il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Proprio nell'ambito di queste riunioni si è condiviso quello che sono le linee operative che interessano proprio l'ambito dei trasporti. Riguarda una delle questioni più delicate, vale a dire il controllo del possesso del Green Pass da parte della popolazione scolastica di età pari o superiore a 12 anni, che si avvalga dei mezzi pubblici, ritengo di dover far presente come in nessun caso ne sia derivata una limitazione all'accesso della didattica in presenza e al diritto allo studio. È significativo come nella prima settimana di applicazione non abbia fatto registrare alcun tipo di episodio di insofferenza o di protesta verso questo tipo di controlli che si stanno portando avanti. Sono arrivata al termine di questa mia relazione. Vorrei ricordare che siamo tutti chiamati certamente a uno sforzo senza precedenti, proprio tenuto conto di questa che è certamente una delle più gravi crisi di sanità pubblica dai tempi della Spagnola. La priorità in un momento come questo, in cui il virus continua a manifestarsi anche sotto forme di varianti, è necessario assolutamente che venga garantita la salute pubblica, e garantendo anche l'esercizio degli altri diritti fondamentali. E in questa prospettiva l'osservanza delle regole e i controlli che ne derivano rappresenta la necessaria garanzia per restituire a ciascuno di noi margini di libertà, di mobilità, fronteggiando anche quella che è un'ulteriore propagazione, eventuale ulteriore propagazione e diffusione della pandemia. Credo che tutto ciò, quindi in termini di controllo, visto che la mia audizione oggi era sui controlli che sono stati, che vengono effettuati, la linea è proprio questa, sono controlli che vengono fatti quando si dicono linea soft, non è una linea soft, è una linea di rigore, perché a fronte dei controlli c'è l'esigenza di garantire la salute pubblica. Grazie. La ringrazio, Ministro. Ci sono dei colleghi senatori che hanno chiesto di rivolgerle delle domande a lei, con integrazione eventuale, se lei lo ritiene opportuno, del prefetto Frattasi. Cominciamo dal senatore Malan. Prego, senatore, poi Ruotolo e Pirovano. Sì, grazie, grazie Presidente Pagano. Grazie
Ministra Lamorgese per l'abbondanza di cifre che ci ha dato sui controlli. E passo alle domande, perché questa è la fase. Quali sono i controlli sulle persone che sbarcano dall'Africa rispetto al loro status vaccinale? Perché sappiamo, abbiamo letto le notizie secondo le quali innanzitutto vengono da paesi dove i vaccinati sono rari. Difficilmente uno si vaccina intraprendendo il difficilissimo viaggio che sappiamo di solito aspetta gli emigranti. Pare anche che se non fanno il tampone non possono essere, anche nei rari casi in cui vengono avviati al rimpatrio, non possono essere imbarcati, perché le esigenze con gli altri. Mi chiedo come ci si regola e come questo è compatibile con le centinaia di migliaia di controlli cui vengono sottoposti gli italiani che rispettano tutte le norme. Riguardo ai controlli, sempre, una settimana fa abbiamo saputo, ma francamente non penso che sia l'unico, che il prefetto di Milano ha annunciato che per dare priorità ai controlli vengono sospesi gli sfratti. Mi chiedo quali altri servizi vengano sospesi, perché io passando in una zona non particolarmente difficile, cioè Ponte Sant'Angelo, tornando dalla manifestazione di Fratelli d'Italia, ho trovato tutto il ponte su entrambi i lati con i consueti venditori di merci abusive contraffatte, verosimilmente in totale evasione fiscale, contro ogni regola. Allora, mi chiedo se lei ritiene possibile avere una mobilitazione tale contro lo spaccio di droga a cielo aperto, contro l'abusivismo conclamato e altri fenomeni che non sono credo da trascurare. Lei ha parlato di esigenza prioritaria di tutela della salute e ha anche prospettato come risultato positivo dei controlli che sono stati effettuati mi pare che l'ha definita deinflazione o disinflazione delle manifestazioni. Allora, io credo che lei ha detto che a seguito dei controlli che sono stati fatti sulle manifestazioni, dicendo che però c'è l'esigenza prioritaria della tutela della salute. Non so, mi piacerebbe sapere perché la ritiene prioritaria, perché la Costituzione ha una serie di articoli, la tutela della salute, la tutela della libertà di manifestazione, perché è prioritario. E infatti ha prospettato come risultato dei controlli fatti, i controlli dovrebbero essere volti all'ordinato svolgimento delle manifestazioni, non alla loro diminuzione, e invece ci ha parlato, ha detto testualmente, che a seguito di questi controlli c'è stata una disinflazione delle manifestazioni. Io penso che i controlli devono essere finalizzati alla regolarità delle manifestazioni, e le manifestazioni si riducono se le persone ritengono di non parteciparci. Se non ci partecipano perché accadono delle scene come quelle che abbiamo viste con il controllore di sospensioni di autobus che poi massacra di botte una persona che era già chiaramente sotto il controllo dei colleghi, allora capiamo qual è il modo per creare la disinflazione. Ultima cosa, apprendiamo un'ora fa dalle agenzie che sono colpiti dalle sanzioni di sospensione dallo stipendio anche i membri della polizia, gli agenti di polizia che si traseguono in una circolare del ministero, dunque immagino sua, anche quelli che sono assenti, anche quelli che sono lunghi assenti. Mi chiedo quale riflesso dovrebbe avere su quello che lei definisce la prioritaria esigenza di tutelare la salute, perché se uno sta a casa sua non si capisce perché. Addirittura ho letto un'agenzia dove si parla addirittura di ritiro dell'arma, cioè non so, mi chiedo se c'è anche la rimozione degli alamari o equivalenti dalla divisa, oppure se le umiliazioni si limitano al sequestro della pistola, e mi chiedo se la pistola è ritenuta un agente di diffusione della pandemia. Grazie al senatore Malan. Senatore Ruotolo. Grazie Presidente, grazie signora Ministra per questo quadro che ci ha fornito. Devo dire con sorpresa da parte mia, nel senso
Ho visto questi numeri di questa settimana presa in considerazione, 6-12 dicembre, e sono numeri che, detto francamente, non mi aspettavo, cioè positivamente. È anche il tipo di, come dire, di infrazioni riscontrate, cioè su 924.000 persone, 11.922 senza mascherine. Quindi sono dei dati, come dire, tutto sommato, gran parte degli italiani, come dire, rispetta le regole, ma quegli 11.000 sono portatori del virus. Quindi io, più degli immigrati che sbarcano dall'Africa e che andranno in quarantena e che stanno in quarantena, io mi pongo il problema piuttosto di quei 6 milioni e passa che non hanno ancora, che non si sono vaccinati, per non parlare poi degli altri milioni di bambini da 0 a 12 anni di cui ci dovremo rivolgere e pensare il da farsi. Allora io le chiedo se ritiene che il deterrente, che sia efficace come deterrente tutta la composizione sanzionatoria, cioè locali che vengono sospesi e chiusi, ma poi le multe, avremo un ritorno, il pagamento di queste multe, cioè c'è questo tema, come riuscire. E poi è chiaro che soprattutto ora, io penso che con le festività ci sarà un problema soprattutto nei weekend, e quindi di un lavoro suppletivo da parte delle forze dell'ordine, della polizia municipale, che vuol dire giustamente anche erogazione di straordinari, perché se si lavora di sabato sera per i locali, per i ristoranti, la domenica ci sono tutte le manifestazioni, eccetera eccetera, quindi se ha bisogno, diciamo, se come Ministero degli Interni, come Governo, pensate comunque in una situazione di emergenza, di festività, di sostenere lo sforzo, di non ridurre lo sforzo, perché ci stiamo giocando, diciamo, questa quarta ondata, stiamo, come dice lei, sostiene lei, stiamo meglio degli altri paesi, però incominciamo a vedere le ospedalizzazioni in maniera crescente, quindi attenzione a non mollare. Quindi sono due in sostanza, il livello sanzionatorio è sufficiente da una parte, e questi controlli certamente non possono essere fatti a tappeto, ma certamente, come dire, controlli a campione, come in determinate fasce, ma quello che ritengo sia fondamentale è continuare in questa politica di rigore e di controlli, che è l'unica garanzia che abbiamo, per, come dire, ridurre al massimo le conseguenze di questa pandemia. Grazie. Grazie, la parola a Desi Pirovano. Grazie Presidente, grazie Ministro. Io innanzitutto ci tengo a sottolineare che i numeri che lei ha dato, sia per quanto riguarda la quantità di uomini e donne che stanno lavorando ormai da 2 anni per cercare di contenere la gestione dei contagi, siano numeri molto importanti, e ovviamente credo che a nome di tutti noi vada innanzitutto a loro un grande ringraziamento, perché la situazione, nonostante per fortuna la situazione dei contagi non sia grave come quella che abbiamo vissuto, soprattutto noi in Lombardia, io sono nella provincia di Bergamo, faccio anche il sindaco, quindi sappiamo cosa è successo lo scorso anno, ma per gli uomini delle forze dell'ordine la situazione è più complicata oggi, nonostante la minore gravità della situazione dei contagi rispetto allo scorso anno, perché se l'anno scorso hanno dato comunque una dimostrazione di grande spirito di servizio, lavorando anche in situazioni molto difficili all'inizio, ricordo che non avevano nemmeno i DPI, non avevano le mascherine, come sindaci abbiamo trovato mascherine anche per le forze dell'ordine perché non c'erano, non si trovavano, ora hanno tutti i presidi a disposizione, c'è una migliore organizzazione, ma non c'è un lockdown totale, quindi oltre ai controlli che le forze dell'ordine tutte sono tenute a fare per il contenimento della pandemia, i controlli per il Green Pass, il Super Green Pass, la vita per fortuna è ripartita, quindi
ci sono sicuramente più difficoltà, perché mentre prima dovevano controllare quasi esclusivamente, non solo ovviamente, penso alla primavera scorsa, le violazioni della normativa anti-Covid, il porto delle mascherine, il lockdown, quindi il fatto che nessuno potesse uscire, oggi c'è un mondo che continua fortunatamente a girare con tutte le difficoltà. Quindi quello che mi sento di dire, anche prendendo spunto dalla mia esperienza da sindaco, che ha lavorato, come lei ministro diceva prima, anche se io sono sindaco di un piccolo comune, quindi non partecipo ai tavoli sulla sicurezza, ma con i colleghi sindaci delle città più grandi ci siamo sempre molto confrontati. La prefettura ha mandato la circolare, quindi tutti i nostri agenti, che sono, come lei sa, pochi rispetto alla popolazione che dobbiamo controllare, sono a disposizione. Ma so anche le enormi difficoltà che ci sono per garantire tutti i controlli, perché da una parte doverosissimo il controllo della normativa anti-Covid, ma dall'altra parte ci sono comunque degli episodi di criminalità che sembrano anche si siano modificati probabilmente anche per il periodo di lockdown, perché ci sono fasce di popolazione che sono esasperate anche da problematiche economiche, fino ad arrivare a casi gravi come sappiamo la cronaca di questi giorni, lo stupro che è avvenuto proprio nella nostra zona, ma penso anche che è una cosa molto preoccupante a tutto quello che sta succedendo, per esempio sui cantieri edili, dove mi risulta che ci siano tantissimi interventi anche dell'Arma dei Carabinieri per il controllo delle misure di sicurezza, perché ci sono sempre più incidenti, probabilmente dovuti anche alla moltiplicazione dei lavori dovuti al super bonus del 110%. Sono solo degli esempi, ma mi chiedo se la problematica che c'era già in questo paese prima del Covid, per cui non abbiamo forze dell'ordine, polizie locali sufficienti in un numero ideale per poter garantire la sicurezza in vari settori della vita pubblica dei nostri cittadini, mi chiedo se non sia proprio questo il momento di risolvere una serie di problemi che ci si porta indietro da decenni, probabilmente dovuti a tagli, dovuti a modifiche anche dell'organizzazione della nostra società, perché ho la paura, e glielo dico anche come sindaco, che non si riesca più a arrivare dappertutto, augurandoci che questa situazione finisca presto ovviamente e che le nostre forze dell'ordine possano ricominciare a occuparsi di altro. Però il problema c'è, perché se abbiamo in un comune di 3.000 abitanti un agente di polizia locale, non può dividersi in due, fare i controlli. Poi per fortuna a Bergamo abbiamo dei numeri anche sulle vaccinazioni che sono incredibili, perché siamo all'80% di seconde dosi sul totale della popolazione, quindi sono molto, molto orgogliosa della mia gente, ma servono anche i controlli. Quindi non è così semplice, e penso anche ai carabinieri che ci hanno dato un supporto incredibile sul territorio, che ora si trovano a dover gestire varie problematiche. Quindi le chiedo se proprio un suo parere, perché poi sappiamo che non tutto si può risolvere da un giorno all'altro, ma se non sia il momento proprio di rivedere anche gli organici e insomma dare un supporto a tutte le nostre forze dell'ordine, alle polizie locali, così che se dovesse succedere un'altra emergenza, ci auguriamo non così grave, abbiamo anche gli uomini adeguati in numero, perché in volontà sono già perfetti. Grazie mille. Grazie alla senatrice Pirovano. Ci sono altri interventi? Non ci sono. La Forgia da remoto? No, da remoto. Da remoto ci sono interventi? Non ce ne sono, quindi darei la parola alla ministro per... La ministra. Avevo fatto uno sforzo intermedio, ma non sufficiente. Alla ministra Borghese per una risposta alle questioni sollevate negli allora, inizio che mi hanno con preceduto. Le prime domande del senatore Malan, che ha rilevato
con riferimento ai controlli che vengono svolti sulla gran parte dei cittadini proprio a tutela della sanità, ha evidenziato come gli arrivi dei migranti alla fine, persone che vengono dall'Africa, non siano controllati analogamente a come invece sono controllati i nostri cittadini. A questo punto mi dà anche l'opportunità di chiarire: quando arrivano i migranti, innanzitutto vengono sottoposti a uno screening, a parte di sicurezza, ma quello lo do per scontato, uno screening sanitario molto accurato. Dopodiché vengono anche messi per fare la quarantena sulle navi, proprio per evitare un impatto sulle comunità, e non solo, ed è iniziata anche una campagna di vaccinazione che stiamo portando avanti non soltanto nelle località di sbarco, ma anche nei centri di accoglienza. Per quanto riguarda quello che il prefetto di Milano, mi pare che ha detto, dice come non posso garantire più l'esecuzione degli sfratti con le forze di polizia. Devo dire che questa dichiarazione da lui resa non è esattamente il pensiero né del prefetto né dell'amministrazione dell'interno, e su questo ci siamo già sentiti, ma evidentemente era in un momento di particolare pressione, per cui ha fatto una dichiarazione un po' incauta che non corrisponde a quello che poi viene diciamo a quelli che sono le forze messe in campo per garantire anche altri servizi che, giustamente, come è stato detto anche dalla senatrice, è ovvio che i controlli assorbono una parte importante, però vorrei anche dare conto, e l'ho detto prima, come numeri. Per la polizia locale noi abbiamo circa 90.000 uomini come organico soltanto di polizia locale, e per i controlli noi abbiamo utilizzato un numero importante, sicuramente, perché abbiamo utilizzato circa 23.000 operatori, però per arrivare a 90.000, ma è questo, diciamo, lo scarto che garantisce l'effettuazione del controllo del territorio, che necessariamente resta prioritario. Come è prioritario? Ma secondo i numeri che ci siamo dati e secondo, diciamo, quello che è poi l'attività, come avete visto anche in termini di numeri, abbastanza importante. Quindi io credo che da lì bisogna partire, da quelli che sono gli organici. Tra l'altro stiamo anche portando avanti un discorso di aumento degli organici delle forze di polizia in generale, che riguardano ovviamente non soltanto la Polizia di Stato ma anche le altre forze, e quindi la troverete voi in Parlamento, entrerà certamente in discussione, perché sono norme importanti che non ora, perché voi immaginate, parliamo di un aumento dell'organico che poi dovranno essere assunti, quindi non è legato alla questione Covid, perché certamente poi gli esiti, i numeri in più si vedranno sul territorio più in là, però certamente dei tagli che furono fatti all'epoca in maniera differenziata, probabilmente dobbiamo anche un po' recuperare quelli che erano i numeri iniziali. Vorrei anche dire che per quanto riguarda l'ordinato svolgimento delle manifestazioni, sempre al senatore Malan,
Io non ho esattamente detto, forse non mi sono spiegata bene, perché quello che ho detto è che nel tempo, durante le manifestazioni che abbiamo visto numerose in questo ultimo periodo, abbiamo notato che i numeri sono leggermente diminuiti rispetto ai numeri iniziali come partecipazione. E certamente è ovvio che i controlli servono perché ci sia un ordinato svolgimento delle manifestazioni, tant'è vero che non sono state negate ed è possibile, perché anche quello è un diritto da tutelare. Io parlo sempre di bilanciamento dei diritti e in quest'ottica dobbiamo vedere anche quello che è lo svolgimento delle manifestazioni che vengono fatte a seguito di richiesta di comunicazione, diciamo, che viene svolta in questura e poi in sede di comitato provinciale si individua anche l'eventuale percorso che possa garantire, ripeto, il diritto alla mobilità anche di chi non partecipa alle manifestazioni. Quindi tutto questo viene fatto in una logica di ordinato svolgimento delle manifestazioni, ma nella logica anche di controlli necessari in questo periodo di pandemia. E per quanto riguarda la senatrice, vorrei dire che i dati che ho appena elencato fa sì che certamente non viene meno quel controllo del territorio che è assolutamente necessario, non si può prescindere, e certamente per i piccoli comuni il problema esiste, perché anche per la limitatezza delle risorse, parlava della polizia locale, quello lo sappiamo bene, purtroppo tante volte ci sono dei limiti anche alle assunzioni stabilite anche dal patto di stabilità, quindi sono problemi che vanno avanti, non è oggi, sono avanti, sono problemi che da sempre abbiamo vissuto, e noi stiamo cercando tante volte con i fondi della sicurezza urbana di dare una mano ai comuni, anche se consideriamo per esempio i fondi del PNRR che consentirà di fare circa, i comuni avranno circa 12 miliardi per fare circa 60.000 progetti, quindi un po' quasi tutti i comuni riusciranno a fare progetti e avere finanziamenti anche per quanto riguarda i servizi, parlo degli asili, parlo di altri sistemi anche di videosorveglianza, quindi sono attività che noi cerchiamo di dare un supporto ai sindaci, e non soltanto delle grandi città ma anche dei piccoli comuni, che sono una realtà importante e quindi che hanno necessità anche di dare riscontro a quelle che sono le esigenze dei territori, sia pure piccoli, ma ognuno ovviamente ha bisogno di che il proprio territorio venga governato avendo i mezzi e gli strumenti, e quindi noi ce ne facciamo carico, ripeto, anche con i fondi della polizia urbana. Un attimo, Malan. E poi quando lei me l'ha detto, io ho qua una circolare, perché vorrei dire che non tutto viene firmato dal ministro, perché il ministro dà quelle che sono le linee generali di coordinamento, ma questi sono atti di gestione che, come lei sa meglio di me, spettano ai capi dipartimento, e quindi io mi sono fatta dare questa circolare che il capo della polizia ha emanato agli uffici, ma non dice esattamente, dice che coloro che sono assenti devono produrre la certificazione, la motivazione dell'assenza, quindi non è che viene tolto lo stipendio a chi non rientra, non sarebbe possibile questo, sarebbe stato una
una circolare al di fuori di quelle che sono le regole, perché chi ha un legittimo motivo lo giustifica e quindi è ovvio, se io sono ho un altro motivo che non è per la mancanza della vaccinazione, è ovvio che va secondo le regole generali, le regole per il pubblico impiego. Questo c'è scritto nella circolare e quindi su questo... A questo punto c'è una domanda finale, credo, del senatore Toninelli. Microfono, eccolo qua. Sì, grazie Presidente e grazie Ministro. Una domanda secca e molto veloce, signora Ministro. Il problema dei positivi che, ai noi, a causa di un Covid, di un certificato verde, chiedo scusa, che era attivo e valido, sono circolati purtroppo numerosi, sono stati, oggi ne parliamo tanto, lo sapevamo che esisteva questo problema, ma è sulla bocca di tutti, perché alcune notizie giornalistiche, alcuni servizi televisivi hanno diffuso questa notizia, quindi dei positivi certificati, quindi con tampone positivo, che però avevano il certificato verde attivo. È un problema di sanità pubblica, lo sappiamo tutti, ma lei mi insegna che è anche un problema di ordine pubblico, non solo di sanità pubblica. C'è un decreto, come mi pare, poi lo chiederemo anche nella prossima audizione al Viceministro della Salute, c'è un decreto in visione al Garante della Privacy. Volevo chiedere se in questo decreto, in questo testo, ci sono soluzioni che arrivano anche dal suo Ministero per tutelare anche questo, il problema dell'ordine pubblico. Allora, se non ho capito male, la domanda è in relazione a coloro che sono positivi e che non risultano ancora nella piattaforma, è questo? Avendo un green pass. Allora, se questo è un problema che con il Ministero della Salute si sta esaminando, e so che adesso vedo il sottosegretario Sileri che saluto, per cui si sta trovando una soluzione a questo problema, perché se io ho un green pass che attualmente risulta valido, le forze di polizia quando fanno il controllo certamente non risulta questo, quindi non ci può essere un problema di ordine pubblico. Perché? Perché a noi risulta che c'ha un green pass valido. Il problema è che ci può essere certamente un impatto per quanto riguarda la salute pubblica, ed è su questo che certamente il sottosegretario darà le risposte dovute, perché so che si sta lavorando proprio per evitare questa eventualità che lei ha evocato. Quindi come ordine pubblico, ripeto, non ci sarebbero per noi oggi come oggi, perché non risulta. Quindi a noi risulta che io c'è una persona controllata che ha il Green Pass. Se poi è positiva dovrebbe risultare dalla piattaforma, e in questo secondo me dovrebbe dare la risposta. Augussori, ultimissima domanda, poi liberiamo la Ministra. Aspetti, sono io. Sì, grazie Presidente. Brevissimo, proprio perché prendo spunto dalla segnalazione del collega. Ma giusto per capire, chiaro, il Green Pass attivo non dà adito a una segnalazione, a un riscontro da parte vostra, ma la violazione della quarantena, come la identificate? Cioè, c'è un database tra Sanità e Ministero degli Interni in cui, se una persona, anche se ha il green pass attivo, ma mi ha detto è altro problema, se viola la quarantena e viene intercettato, viene individuato, oppure è un reato che è di difficile individuazione anche a fronte di un controllo diretto per strada, ecco. Questa è la domanda. Allora, su questi aspetti è proprio quello che adesso si sta verificando, di intrecciare, cioè di far combaciare e intrecciare i dati. Questo, tenete conto di una cosa, io penso questo, che
Certamente degli aspetti anche diciamo specifici devono essere migliorati. E tante volte queste criticità poi emergono in corso d'opera, quindi noi siamo in collegamento con gli uffici e con il Ministero della Salute, ma non è tanto secondo me il Ministero della Salute quanto sono le ASL che dovrebbero avere l'elenco di chi è positivo e di chi dovrebbe stare in quarantena. Quindi questo incrocio di dati, diciamo, si sta cercando di renderlo sempre più efficace e operativo, proprio per evitare situazioni che poi vanno a incidere sulla salute pubblica. Quindi su questi aspetti, secondo me, ripeto, potrà quello che soprattutto è in evoluzione per trovare un rimedio a situazioni di criticità che effettivamente sono emersi in questi ultimi tempi, perché la questione della positività è quello che stiamo vedendo, ed effettivamente, ripeto, le forze di polizia laddove fanno il controllo del Green Pass, il Green Pass è a posto, cioè non è che vanno poi a verificare. Teniamo conto, e secondo me anche questo è fondamentale, a un certo punto dovrebbe essere anche la stessa diciamo responsabilità personale che dovrebbe poi valere su tutto. Non è che io posso. Ringraziamo la ministra. E...